Buonasera, incominciamo questo incontro. È una serata particolare, c'è una sovrapposizione di appuntamenti, di eventi veramente inusitata. Abbiamo una lunghissima lista di assenti giustificati, li giustifichiamo, però ci dispiace che non siano presenti. Abbiamo convocato questo incontro a margine della mostra che qua è esposta, si sente? Che qua è esposta e che raccoglie i ritratti fatti attorno all'anno 2000 a 45 sopravvissuti ai lager nazisti. Abbiamo colto questa occasione per un incontro, una riflessione a più voci sul tema della trasmissione della memoria attraverso le generazioni. È un tema per noi, Associazione Nazionale Ex Deportati, caldissimo, sarà al centro del nostro prossimo congresso nazionale di qui a neanche un mese. E origina in un certo qual modo da questa mostra che nel 2000 ritraeva 45 superstiti dei lager, molti fotografati nei campi dove sono stati deportati e che oggi in grandissima maggioranza non ci sono più. Nostro congresso di Bolzano, penso che noi di questi 45 avremo presenti 4. È un momento quindi di passaggio, l'associazione degli ex deportati fondata dagli ex deportati in qualche modo non esiste più. Esiste un'associazione che si chiama ancora allo stesso modo, che raccoglie in maggioranza familiari di ex deportati. Associa ancora alcune centinaia di superstiti, tutti naturalmente molto anziani, e quindi il problema di cosa fare di se stessa, di cosa fare di noi, di come 70 anni dopo la fine della guerra e la liberazione dei lager si possa trasmettere questa memoria, e se anche abbia senso trasmettere questa memoria così come l'abbiamo fatto negli anni passati, è un tema, un interrogativo che ci dobbiamo porre. Noi abbiamo l'idea che questo interrogativo non riguardi solo una piccola associazione, ma che riguardi in generale la cultura, la coscienza democratica del paese, come la deportazione, come la resistenza, come la Shoah vengono compresi, interpretati dalle nuove generazioni. Questo sì è un passo decisivo che ci dirà qualcosa su domani, su come sarà l'Italia di domani. Noi abbiamo invitato alcuni ospiti molto importanti che ringraziamo di essere qua con noi questa sera. Alla mia sinistra è Gadi Ruzzato Voghera, che è una delle sue prime uscite come nuovo direttore del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, e poi alla mia destra Bruno Maita, storico, autore di una storia dell'ANED, tra le altre cose, e Sara Troglio di Lapsus, il laboratorio di analisi storica del mondo contemporaneo. E penso che lei stessa ci dirà un po' che cosa fanno quelli di Lapsus, che ringraziamo di essere venuti qua questa sera. Io penso che potremmo cominciare proprio da Sara Troglio, che chiedo. Qui cedo il microfono. Grazie, buonasera a tutti. Scusa.
scusate la mia voce, ma parla dentro il microfono. Ecco. Ecco. Appunto, come già è stato introdotto da Venegoni, io sono qui in quanto rappresentante di un gruppo. Parlerò io, ma di esperienze e di ragionamenti che sono propri di un lavoro collettivo che è quello dell'associazione Lapsus. Quindi permettetemi un brevissimo spunto sull'associazione. Il gruppo è nato circa 10 anni fa da studenti di storia contemporanea che non erano del tutto soddisfatti di quello che l'Accademia offriva. E 5 anni dopo, con un'esperienza che si stava affinando e delle conoscenze che iniziavano ad evolversi, siamo diventati un'associazione culturale di studi storici. Siamo quindi un gruppo che lavora su ogni progetto assieme, perché siamo convinti che l'approccio migliore per la storiografia oggi sia proprio quello di uno sforzo comune, interdisciplinare e che si svolga attraverso le persone. Come associazione ci muoviamo su molti progetti e differenti realtà. Questo perché per noi la storia deve sempre partire dal suo uso pubblico, inteso come il senso più alto, quindi come un uso politico, pedagogico, identitario. E per questo da circa 6 anni portiamo avanti a Milano e in Interland differenti laboratori didattici di storia contemporanea con i ragazzi di diverso ordine e grado, di circa 15 scuole di Milano e Interland. Ed è proprio nell'incontro con questi ragazzi, nel dibattito di diverse tematiche storiche che toccano anche la deportazione e il fenomeno dei lager nazifascisti, che il nostro dibattito interno e le nostre posizioni esterne attorno alla memoria e alla didattica storica si sono evolute. Appunto, detto che noi proponiamo laboratori e non lezioni, e la differenza semantica per noi è fondamentale. Infatti siamo convinti che la trasmissione di una testimonianza, di una memoria, debba passare attraverso la conoscenza e quindi non attraverso progressivi disvelamenti guidati da un professore, da un docente, comunque da una figura di riferimento per il ragazzo, ma da un'acquisizione di un senso critico che poi venga esperito tramite la pratica effettiva. E anzi, per noi diciamo che l'acquisizione di un senso critico dovrebbe essere il fine principale di ogni azione di insegnamento. Perché senza questa capacità tutte le conoscenze trasmesse divengono presto delle nozioni che il ragazzo potrà facilmente dimenticare nei vari appuntamenti che sono la verifica o nei successivi cambi di livello di educazione. Tocco un secondo punto per entrare più nel merito del dibattito di oggi, ovvero come dovrebbe svilupparsi, secondo noi, secondo le nostre esperienze, una didattica della storia che si è incentrata su questo passaggio di memoria a una memoria senza testimoni. La nostra è molto probabilmente l'ultima generazione che avrà avuto la possibilità di ascoltare i testimoni diretti degli eventi della deportazione. È anche però la generazione che ha assistito e sta assistendo a una crescita del calendario memoriale. Giorni della memoria che sono nazionali, locali, europei, mondiali, che spesso vanno ad aggiungersi a quelli che sono gli appuntamenti didattici senza un vero e proprio passaggio all'interno di quella che è un'organizzazione del messaggio che deve essere passato. E anzi, secondo noi, un'esplosione quasi, vorrei dire, bulimica di questi appuntamenti coincide con un'antitetica perdita di senso di quello che dovrebbero essere gli eventi commemorati. Perché come storici noi ci siamo sempre posti contro un anniversarismo che sia critico, proprio perché va a snaturare quello che l'anniversario dovrebbe rappresentare nella vita di una collettività, quindi un momento sentito particolarmente riconoscibile sia all'interno della comunità, appunto intesa come più ampia che quella della comunità dei ragazzi di una scuola. Appunto, un evento riconoscibile che abbia un valore, una compartecipazione sia intima che collettiva. E quindi appunto questa esplosione del ricordare tutto forse è il segno più grande di una mancanza di memoria storica. E dicendo memoria appunto tengo ben definita da differente dalla storia. La memoria è quella appunto che è l'individuazione di una comunità di quelli che sono i suoi riferimenti storici, gli eventi fondanti della sua identità. Storiografia e storia si basano su regole ben divise. E appunto la storia, se la storia è un lavoro di continua indagine, la memoria invece è il frutto di una decisione attiva di scelta su cosa ricordare e cosa invece lasciare all'oblio perché è non fondante per la comunità. La memoria individuale in questo processo influisce, ma si deve integrare, confrontare, dialogare con quelle che sono le memorie di più individualità, di più generazioni, di più comunità che formano poi il gruppo successivo. E quindi è un processo che non porta a pacificazione, perché una memoria per essere attiva e
viva ha bisogno di un continuo confronto. E quindi, appunto, se posso aggiungere un altro passo, credo che un nodo centrale per ogni dibattito che sia attorno alla quale didattica affrontare per una storia, per passare una storia e una memoria di quelli che sono considerati i nostri grandi eventi traumatici collettivi, dovrebbe avere presente oggi, appunto, per essere efficace non a livello di immaginativo, questo lo è, ma a livello proprio di un'azione proattiva a livello sociale e politico quotidiano delle scelte che poi questi ragazzi vanno a compiere, dovrebbe rapportarsi ai suoi editori, soprattutto quando interagisce a livello di gruppi scolastici, ragazzi in formazione, senza considerarsi avente valore a prescindere. Mi spiego, lavorare nelle classi oggi vuol dire interagire con ragazzi che sono portatori non solo di memorie che sono transnazionali, extraeuropee, che hanno quindi delle coordinate storiche differenti, hanno l'idea di un orrore massimo, di una persecuzione, l'idea di episodi di resistenza, vittime, carnefici e giusti, non hanno nella loro memoria storica quelli che sono il significato univoco che hanno per noi in questa sala. Proprio perché una guerra civile, una persecuzione etnica, religiosa, politica, una repressione coloniale, una migrazione drammatica influiscono all'interno delle loro coordinate e vanno a modificare quello che è invece il senso univoco che spesso si tende a lasciare sotteso nell'insegnamento didattico. Quindi non basta essere narrati per venire accettati come snodo fondante di una generazione successiva, soprattutto quando queste generazioni sono ormai nate 4-5 generazioni di distanza rispetto all'evento che viene narrato. Questa serve quindi una spiegazione costante, un tornare al perché ti sto raccontando questo, perché è importante che anche tu, se fai parte di questo gruppo, ti muovi all'interno di questa comunità, te ne ricordi. E questa spiegazione deve essere sempre al presente, nel presente, proprio perché deve dare una dimensione attiva. E spesso per spiegare ciò oggi è fondamentale per noi allargare lo spettro del discorso, sia nella profondità storica che nella vastità geografica. E quindi problematizzare sempre, soprattutto quando si affronta un argomento come la deportazione, che come ogni evento storico di grandissime, che ha coinvolto grandissimi numeri di persone e appunto così fortemente traumatico e incisivo a livello della maggior parte delle persone di una comunità, deve essere spiegato in quelle che sono anche le sue radici, i suoi percorsi di lungo periodo, quelli che sono che possono essere spesso fiumi carsici che riemergono o si nascondono, in modo che sia proprio su questa problematizzazione, su queste radici, che il ragazzo sia portato a concentrarsi, perché il ragionamento storico all'interno di una didattica deve simulare e infondere domande più che dubbi, deve abituare il ragazzo a generare da solo quelle domande e dare gli strumenti affinché possa trovarne sempre in autonomia le risposte, perché deve essere svolto non a un singolo appuntamento di verifica o a suscitare un'emozione all'interno della classe, ma a permettergli di affrontare poi le sue scelte quotidiane quando non sarà più sotto la tutela di un insegnante, di un educatore, di un testimone o di una persona che lui considera come appunto donatore di risposte. E questo ancora di più vale in questo momento di transizione da una generazione della testimonianza diretta a quello di inevitabilmente del racconto storico. Bisogna definire con precisione in questo momento quelli che sono... Grazie. Scusatemi, l'influenza pure. Appunto, proprio in questo momento bisogna cogliere la particolarità di cui parlava Benegoni di questo momento per riuscire assieme a definire con precisione il senso storico e le modalità di memoria che si vogliono tramandare. Questo perché bisogna riuscire ad accettare che la propria memoria venga trasmessa dalle nuove generazioni con quelle forme, quegli strumenti che la nuova generazione riterrà più adatti affinché
affinché venga mantenuto il senso storico dato dalla generazione precedente. Ho uso generazioni molte volte, mi spiace. E questo non equivale a svegliare la propria memoria, ma anzi le dona un nuovo senso, le dona la capacità di poter avere effetti duraturi sia nell'identità che nella pedagogia pubblica futura. Per farlo bisogna accettare una progressiva sostituzione del pensiero all'interno della didattica, del pensiero critico e storiografico a quella che è un rapporto empatico e emotivo che fino a questo momento è stato lo strumento attraverso cui la modalità attraverso cui si è trasmessa la memoria. Questo rapporto emotivo, anche grazie alle nuove tecnologie di riproduzione, alla documentaristica sempre importante e alla memorialistica, rimarrà una parte fondante ma non di per sé esaustiva nel processo di apprendimento, perché appunto è attraverso una pedagogia che si pensa sempre più corale, quindi travalicante le singole ore dell'insegnamento, ma anche la figura stessa del suo insegnante. È una pedagogia che si è impegnata a trasmettere nel quotidiano al ragazzo quegli strumenti che gli permettano di affrontare il passaggio da una reazione emotiva che provoca una reazione subitanea, ma non sappiamo quanto a lungo termine, appunto una conoscenza storica in senso critico, per poi parimenti di creare quel senso di rifiuto verso quelle logiche razziste, totalitariste e sopraffattive che determinarono il fenomeno. E quindi questa pedagogia deve per forza basarsi su lunghi progetti che non siano incentrati soltanto in quegli incontri sporadici, anniversaristici, che abbia progetti continuativi, che non siano soltanto delegati appunto all'incontro singolo col testimone o al solo professore di storia, che abbiano anche un interesse dal punto di vista educativo, che sappiano coniugare interesse educativo intellettuale con quello più emotivo e umano, e quindi portandosi su lavori che siano laboratoriali ma anche diretti, quel ragazzo venga coinvolto attraverso dinamiche che sono empatiche, attive, su misura per ogni contesto, in cui venga generato un tipo di apprendimento autentico proprio perché porta una conoscenza destinata a durare, incentrato più sull'apprendimento di modelli cognitivi rispetto a nozioni. Questo tra l'altro, secondo noi, appunto questo sviluppo del senso critico aiuterà lo stesso apprendimento delle nozioni, perché la capacità di un ragazzo di avere appunto di non basarsi soltanto sulla sua memoria a lungo termine, ma a breve termine, ma la capacità di riproporsi sempre nuovi schemi aiuterà al fenomeno definito nella pedagogia della tavola rasa, ovvero il destino a cui sono soggetti molte materie didattiche dopo l'appuntamento di verifica o appunto di progressivo esaminazione statale. Concludendo quindi, per noi una didattica incentrata sulla memoria della deportazione e del fenomeno dei lager dovrebbe lavorare per una pedagogia che rifiuti la memoria monolitica ma aiuti i ragazzi in una ricostruzione anche attiva, che si occupi di integrare il pensiero critico sia diacronico che sincronico, che aiuti a creare dei parallelismi nessi col quotidiano ma che non si perda in analogie che sono sempre foriere di falsi storici, che privilegi sempre i lunghi percorsi didattici che coinvolgano tutti gli insegnanti che si occupano di un gruppo classe, non soltanto appunto il professore di storia, che si occupi di narrazioni del lungo periodo, che insegni quindi una storia che sia per processi e non soltanto per nessi e per eventi. Questo in sostanza quello che per noi dovrebbe essere le linee guida per un nuovo insegnamento. Grazie. Grazie, credo che la palla debba passare a un docente di storia che risponda a questo intervento. Io credo che noi sempre di più siamo poco portatori di risposte e sempre di più spesso propositori di domande sulla storia della deportazione di 70 anni fa. Dunque, tanto buonasera. E, allora, le questioni che ha posto sono tantissime,
molto complesse. E personalmente sono d'accordo su tutto quello che è stato detto, mi domando che docenti avete avuto. Nel senso, è la prima cosa, perché da questo punto di vista quella rivendicazione, che mi pare che poi sia al centro anche di una qualunque discussione, cioè del senso critico come elemento fondante di una formazione, dovrebbe essere la base, e quindi mi auguro che ve l'abbiano trasmessa, però pare di no. Il punto però è un altro, secondo me, cioè mi pare che rispetto, per entrare poi nelle cose, rispetto a tutto quello che è stato detto, che a me sembra essenziale in qualunque formazione di una conoscenza, insomma, è stato tutto molto centrato giustamente sul come fare queste cose. Io credo che però ci sia un problema, che era quello che poneva a dare, del cosa. Cioè, perché dico una cosa che mi sembra sotterranea a quello, cioè non soltanto sotterranea, insomma, che stavo detto, cioè di quella di una storia, di una storiografia e di un fare storia impegnato, insomma, etico. E cioè che la conoscenza non è neutra, non lo è mai, non lo è mai, perché tanto parte dall'autobiografia, che è una cosa che normalmente manca in chi narra, cioè che la lascia all'esterno, cioè come se non fosse una questione essenziale l'autobiografia di chi insegna e di chi racconta, invece è una parte della conoscenza stessa. Allora dico questo perché il problema del cosa non è irrilevante, perché il problema che poneva Dario all'inizio, e cioè che siamo in una fase di passaggio, che non è soltanto, attenzione, quella della fine dei testimoni, c'è sempre qualunque fenomeno storico, cioè non è una novità, ci colpisce tanto perché questi testimoni hanno avuto un peso particolare nella costruzione etica di tutti noi. Questa storia che siamo tutti a generazione, per fortuna, perché è fortuna della lunga vita di molti di questi testimoni, la raccontavo io quando avevo la tua età, quindi sono passati ancora molti anni in cui ho avuto la possibilità di ascoltarli. Attenzione, perché abbiamo ascoltato gli stessi testimoni che hanno raccontato storie che si sono stratificate in modo diverso. Cioè, una delle grandi questioni che noi abbiamo in questo racconto ulteriore è che, per esempio, noi abbiamo testimoni che hanno raccontato tantissimo in un tempo lunghissimo. Le testimonianze non sono una vera e l'altra falsa, ma sono testimonianze che si sono stratificate e hanno avuto nel tempo un rapporto diverso nel tempo in cui quella testimonianza è stata data. Penso a una mia vecchia amica, Giuliana Tedeschi, che è, diciamo, una testimone doc della deportazione della Shoah italiana, che ha raccontato, lei molto tarda, però da quando ha cominciato a raccontare ha scritto, ha raccontato e ha riscritto tantissimo, e se voi leggete le sue varie testimonianze naturalmente dovete fare un lavoro come si fa sulle fonti, di stratificazione, di scardinamento anche delle costruzioni memoriali che avvengono per chiunque di noi, peraltro. Quindi, ritornando a quello che dicevo, che cosa però? Dico che cosa perché qui stiamo parlando non soltanto della testimonianza, ma per esempio di una storia associativa, che è quella dell'ANED. Come ricordava Dario, io mi sono, come dire, ho cercato di affrontare la storia di questa associazione. Perché? Perché lì c'è un cosa fondamentale, perché l'ANED, come la interpreto io, è una portatrice di una pedagogia costituzionale, cioè dei valori costituzionali che hanno attraversato la storia di questo paese. Scrivere la storia dell'ANED, raccontare la storia dell'ANED, averla scritta, riflettere sulla storia dell'ANED significa riflettere sulla storia repubblicana, perché nell'ANED, come nelle altre associazioni, ma io credo ancora di più nell'ANED per il suo valore etico, voglio ricordare, dato che non necessariamente tutti lo sanno, che per moltissimi anni l'ANED ha rappresentato tutti i deportati, continua a farlo, ma sicuramente dopo gli anni 60 la forza della Shoah, dell'identità della Shoah, ha fatto sì che anche l'ebraismo italiano ha assunto con molta più forza la rappresentanza dei deportati razziali. Ma fino a una lunga fase della storia italiana l'ANED li ha rappresentati concretamente tutti. In questo periodo si parla molto di Auschwitz, il memoriale dell'80 che poi è stato tolto qualche tempo fa, portato a Firenze, è un memoriale che rappresentava con forza come l'ANED lavorasse all'interno deportati, razziali, politici, insomma tutti coloro che ne facevano parte. In quello c'è un cuore costituzionale molto forte,
non vorrei essere frainteso, cioè forse voglio essere frainteso, anzi voglio proprio essere frainteso, ma in questa fase di riflessione sulla Costituzione mi pare importante ricordare che l'ANED non ha soltanto difeso i valori della Costituzione, ha fatto quello di cui una Costituzione ha bisogno, sennò non vive, e cioè ha costruito una politica costituzionale. Come dice Zagrebelsky, lo so, cito Zagrebelsky, però non ci posso fare niente, se dirlo, infatti ho detto che voglio essere volutamente frainteso, però scrivere a Zagrebelsky è una cosa che credo che sia abbastanza vera sempre, cioè che non bastano le buone regole, ci vogliono i buoni uomini per sostenere. Ecco, l'Andrea secondo me ha fatto questo, e l'ha fatto per una lunghissima fase, cioè ha agito politicamente, come dicevi tu prima, cioè non si è posto solo il problema della trasmissione della memoria, si è posto a un certo punto il problema della costruzione della propria storia, della storia dei deportati, della deportazione, si è posto, cioè, un problema politico, e cioè come interagire come associazione, come testimonianza, come memoria con la società che era intorno. Questo l'ha fatto in vari modi che secondo me per noi oggi sono preziosi e li vorrei ricordare. L'ha fatta appunto attraverso la memoria dei testimoni, col problema che non è un problema, che è un valore, perché io sono, devo dirlo, io non sono, al di là del dispiacere della mancanza del testimone, non mi preoccupa la fine del testimone, nel senso che è uno di quei temi su cui noi, grazie a Dio, abbiamo raccolto tantissime testimonianze e sono una fonte per noi ancora estremamente preziosa e ancora molto da scavare. L'ha fatto quindi attraverso una raccolta sistematica della memoria, attraverso sia la memoria diretta, attraverso la memorialistica e così via. L'ha fatto poi anche attraverso i luoghi della memoria, che sono un'altra fonte didattica secondo me rilevante, anche se ovviamente molto complessa. Ma l'ANED, per esempio, ha costruito negli anni 60 una vera e propria politica, insieme agli altri associazioni europee, una vera e propria politica di memoria di pietra, che attraversa tutta l'Europa e che forse varrebbe la pena ricostruire nella sua complessità storica. L'ha fatto anche influenzando la storiografia. Lo dico perché io vengo da una città che è Torino, dove forse si concentra il maggior numero di attività, di storici che si sono occupati di deportazione, e non è casuale questa cosa, cioè non è che a Torino siamo più curiosi, ma perché a Torino c'è stata una capacità di costruire una presenza del rapporto tra università, istituzioni e ANED di una forza notevole negli anni 70 e 80, per alcune figure particolarmente dense che hanno di là della presenza di Primo Levi, voglio dire, ma non è tanto la presenza di Primo Levi, la presenza di alcune figure, una è lì, è coperta adesso, si chiama Bruno Vasari, che ha avuto un peso enorme nella costruzione di una relazione tra storia, memoria, istituzioni, narrazione pubblica. Allora, questi elementi sono gli elementi che abbiamo in eredità, sui quali riflettere. E io credo che tra tutti, e che collega credo tutti quelli che al di là delle identità, delle storie diverse che ci accomunano o ci dividono, indipendentemente da questo, credo che la cosa su cui vada davvero, si debba riflettere davvero, è la storia. Noi siamo in un paese che ha, lo dico, un eccesso di memoria, tra cui ha un eccesso di luoghi della memoria, ha un eccesso di date della memoria, quella bulimia, su cui sono perfettamente d'accordo, dei giorni della memoria, noi ogni giorno abbiamo un giorno, non lo so, dei tabagisti, di qualunque cosa, abbiamo un giorno della memoria ormai. In questo eccesso di memoria qual è il risultato? È che non c'è selezione. Fare politica della memoria significa decidere che cosa è importante e cosa non è importante, come si diceva, cosa si deve ricordare e cosa si deve dimenticare in qualche modo. Cioè l'oblio è la parte necessaria che accompagna ogni memoria, almeno oblio in una certa fase storica, cioè una società, una comunità decide cosa è importante e cosa non è importante ricordare, lo fa attraverso la toponomastica, lo fa attraverso i luoghi della memoria, lo fa attraverso anche i giorni della memoria. Questo eccesso di giorni della memoria, questo eccesso di memoria ha rischiato, in certi casi lo produce, un problema di sostituzione in qualche modo della memoria alla storia. Come ricordate giustamente, memoria e storia sono due cose diverse, lo sappiamo, hanno delle loro pratiche, hanno delle loro modi, hanno delle loro forme di narrazione, sono due cose diverse, si devono parlare profondamente perché soprattutto in un tema come quello della deportazione, cioè la memoria è una delle fonti essenziali
su altri temi possiamo accedere maggiormente alla documentazione scritta o altro. Su questi temi la memoria ha un peso enorme, e quindi noi abbiamo, secondo me, dato che poi di questo parliamo, secondo me su cui si deve interrogare, proprio un bisogno di investire sulla storia, di investire sul racconto, perché non siamo in un paese in cui questi temi, poi magari poi, hanno avuto, salvo in alcuni casi, una capacità degli storici italiani di intercettarli e di costruire filoni di ricerca anche universitari. Se c'è un soggetto particolarmente estraneo alla storia che raccontiamo stasera, salvo alcuni casi, dico quello torinese per ragioni evidenti, è la mancanza dell'università italiana, la mancanza degli storici di interrogarsi a sufficienza, di investire. Io ricordo solo una cosa, poi lascio la parola. Ricordo solo una cosa: quando una vita fa, più di una vita fa, feci l'esame per il dottorato di ricerca, non mi occupavo, cioè mi occupavo di questa cosa, ma non per il dottorato, cos'è la noia mortale, mi occupavo. Comunque, feci questo esame, passai, e insieme a me c'era un altro ricercatore giovane come me, che portava un progetto di ricerca che riguardava la deportazione. E la commissione di persone, tra l'altro illuminate, persone brave e tutto il resto, gli fece capire che, insomma, quel tema non andava, non era un tema che trovava sufficiente interesse all'interno dell'università. Poi lui ha continuato a fare le sue cose, ma insomma quella cosa mi aveva aperto uno sguardo diverso sul fatto che l'università non intercettava, non si incuriosiva, non investiva su un tema che, a mio modo di vedere, invece sul quale, insomma, ci dobbiamo misurare, perché la storia, ripeto, della deportazione e la storia della memoria della storia della deportazione nel dopoguerra si incrocia straordinariamente con la storia della nostra Repubblica, sia nella memoria, sia nell'oblio, sia in ciò che abbiamo deciso di ricordare e ciò che non abbiamo deciso di ricordare. E non è, attenzione, soltanto il fatto che i fazzoletti rossi dell'ANED, noi li... Così, scusa, i fazzoletti, vedi le deviazioni mentali, li ritroviamo in tutte le manifestazioni, tutte le immagini che noi abbiamo delle manifestazioni antifasciste del dopoguerra, ma è proprio perché alcuni di quei temi che l'ANED ha fatto propri nella narrazione storica e memoriale di questo paese, credo che siano essenziali per capire il senso, al di là di come ognuno lo pensa, della Costituzione e delle politiche costituzionali che le hanno accompagnate. Grazie a Bruno Maida. Noi abbiamo avuto alcuni casi di studenti che sono venuti a chiederci come si poteva fare per fare una tesi sui lager nazisti, visto che appunto i professori dicevano che ormai cose sapute. Mi ricordo una ragazza in particolare che voleva approfondire il tema della deportazione delle donne, e ha detto: ma no, ormai basta, queste cose qui le sappiamo. E l'Università di Milano, spiace dirlo, ma insomma è una di quelle grandi università, le università di Milano sono tra quelle che sono più assenti da questo lavoro di ricerca. Noi abbiamo una idea che ci è nata da una serie di incontri annuali che facciamo a Milano e che sono dedicati ai figli e nipoti dei deportati che ricercano la storia del loro congiunto nei lager. E c'è venuta questa di constatare che c'è ancora un piccolo margine tra la testimonianza dei testimoni e il lavoro degli storici. Nel lavoro dei figli e dei nipoti noi abbiamo trovato una originalità. Noi presentiamo da ormai più di 10 anni una dozzina di questi studi tutti gli anni. E abbiamo verificato che esiste una
specificità nella ricerca dei figli, dei polkipes, dei deportati, che sono in qualche modo custodi di memorie familiari, di documentazioni diversamente non accessibili, perché sono appunto archivi privatissimi, custoditi, anzi celati spesso con grande attenzione dalle famiglie, e che quindi ci fa vedere che c'è un cuscinetto, insomma, tra l'era dei testimoni e l'era degli storici che cercano sui documenti. Consentimi la semplificazione. C'è un giacimento di memorie familiari di cui i figli deportati sono custodi e che possono essere ancora utilizzate per qualche tempo, però insomma credo che sia il caso a questo punto di sentire il parere del nuovo direttore del CNR. Grazie. Allora, ho sentito delle cose molto interessanti, intanto grazie per la nuova generazione, nel senso che mi ha fatto molto piacere e mi fa molto piacere sentire dell'esistenza di un gruppo di giovani ricercatori che mette al centro della propria attenzione pedagogica la questione della memoria. Il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, un po' come il mondo ebraico, insomma, diciamo il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, si trova più o meno nella stessa condizione dell'ANED in questo momento, cioè un momento di passaggio in cui naturalmente l'era del testimone sta rapidamente tramontando, e ci si domanda, ci si chiede in che modo, con che strumenti lavorare per continuare un progetto iniziato ormai, per quel che riguarda la mia istituzione, una sessantina di anni fa, da dei giovani. Dai giovani ebrei della Federazione Giovani Ebrei Italiani, che avevano deciso nel 1955 di istituire un centro di ricerca proprio per fare in modo che la memoria diventasse il centro dell'attenzione, di una costruzione, anche di un'identità civile in qualche modo. Il problema su sono varie le questioni sulle quali si sviluppa la riflessione interna del centro che mi trovo adesso a dirigere. La prima è quella che noi stessi stiamo diventando storia, per cui in qualche modo diventiamo soggetto della storia e dobbiamo essere studiati, perché la memoria, lo sappiamo, l'abbiamo sentito, ho detto bene Bruno, è stata, cioè, conosce delle trasformazioni, delle mutazioni, la trasmissione della memoria ha conosciuto numerosi passaggi, la curiosità, l'interesse da parte della società italiana nei confronti di quella memoria, di quelle memorie, si è trasformata anche in maniera molto profonda durante questi decenni, e mutando in maniera radicale anche il modo in cui questa memoria veniva trasmessa e veniva studiata. E un'istituzione come il CEDEC, io credo che si trovi di fronte a due elementi centrali, fondamentali. Il primo è un elemento interno al mondo ebraico, ed è probabilmente l'elemento che ha permesso di sviluppare in maniera più profonda, ma allo stesso tempo contraddittoria, la riflessione sulla memoria. Voi sapete che nella tradizione ebraica c'è questo imperativo, che è un imperativo religioso, del Zachor, in ebraico vuol dire ricorda, che è un imperativo religioso. Ogni anno gli ebrei che si trovano a celebrare la cosiddetta Pasqua ebraica, diciamo così, ricordano dell'uscita degli ebrei dall'Egitto, ricordano della persecuzione antisemita di Amalek, di questa tribù del Sinai, eccetera. E
questa imposizione religiosa, ripeto, ha avuto un suo peso nell'interpretazione che della memoria è stata fatta all'interno del mondo ebraico. È una presenza in qualche modo necessaria, nello stesso tempo assolutamente straniante. Io non posso ricordare un episodio al quale non ho partecipato, a un episodio di persecuzione che non ho sofferto. Attorno a questo punto il dibattito all'interno del mondo ebraico è vivace, è molto, in alcuni casi anche molto acceso, perché ha a che fare con la questione dell'identità, e cioè se siamo autorizzati a appiattire l'identità ebraica sul concetto della persecuzione, e cioè della più grande persecuzione in questo caso che una civiltà ha subito come la Shoah, oppure se non sia il caso di attivare delle riflessioni identitarie un minimo più articolate. Ripeto, il dibattito è molto forte qua nella diaspora, in Italia in particolare, è forte anche in Israele, dove per esempio la questione della memoria della Shoah, dello sterminio, ha passato delle fasi molto diverse e molto contraddittorie fra loro. Per fare un esempio, nel mentre si stava compiendo la Shoah, i fondatori dello Stato di Israele avevano uno sguardo molto critico nei confronti dell'atteggiamento stesso degli ebrei che erano rimasti a vivere nella diaspora europea e che stavano subendo la persecuzione. Non dimenticherò mai la lezione che ho avuto dallo storico Solfrid Lender, il quale mi raccontava di un congresso del sindacato ebraico nell'allora Palestina mandataria nel 1942, quando arrivò un sopravvissuto di un lager a raccontare ai suoi confratelli quello che stava accadendo in Europa, e Ben Gurion, che scrive al tavolo della presidenza un biglietto con scritto le testuali parole: fate tacere questa, le parole erano Avak Adam, questa cenere di uomo, che era un'espressione terrificante se la pensiamo. Sì. E poi se pensiamo alla mutazione invece dell'interpretazione della Shoah nello Stato di Israele con la fondazione dello Yad Vashem, e poi con la elevazione dello stesso Yad Vashem a una sorta di altare della patria, attualmente si vede come è trasformata la memoria storica di questo evento in un luogo così conflittuale come Israele. E il secondo elemento col quale la Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea deve, e non solo noi, dobbiamo confrontarci, secondo me, è il giorno della memoria. È giusto, noi c'è una bulimia di giorni della memoria, è vera la critica molto spesso espressa nei confronti del pericolo di una banalizzazione delle memorie per una diluizione naturale del concetto stesso di vittima, in qualche modo a fianco a una perdita verticale di conoscenze storiche diffuse anche a causa dell'assenza dell'università in questo caso. E però il giorno della memoria ha generato, scusatevi il termine, ormai una generazione, perché ormai sono 16 anni che si fa il giorno della memoria sulla Shoah, ha generato una generazione che è nata, è cresciuta, è stata allevata con questo giorno della memoria, in questo giorno della memoria. Il giorno della memoria ha avuto il suo effetto principale negli istituti di educazione inferiore e superiore, non all'università, quindi quasi tutti i ragazzi di adesso, e forse anche uno dei motori che hanno spinto i ragazzi e le ragazze dell'associazione Lapsus per lavorare, magari poi ci dirà meglio, sulla pedagogia della memoria,
forse ha avuto qualche origine in qualche lezione, in qualche incontro di testimonianza nelle scuole, in qualche riflessione, magari in quello che è stato il prodotto, a mio modo di vedere, più interessante del giorno della memoria, e cioè l'istituzione dei viaggi della memoria. Ora, attenzione, il fare storia, il fare laboratori, che è un elemento secondo me decisivo e giusto e corretto di affrontare la questione della pedagogia della storia, non riguarda soltanto le aule universitarie, non riguarda soltanto le aule dei licei, riguarda anche le esperienze diffuse. Una delle esperienze diffuse è quella dei viaggi della memoria, che, almeno per come l'ho vissuta io, sono stati dei veri e propri laboratori condivisi di, naturalmente, di sapere, di lezione frontale, di trasmissione di sapere storico, ma poi anche di condivisione di esperienza del viaggio, di sentimenti, di espressioni artistiche, di espressioni poetiche, di tutto quello che porta l'incontro con il luogo della memoria che è stato richiamato prima. E a questo elemento si assomma anche un altro elemento, che è un elemento più politico. Ok, i viaggi della memoria sono fatti un po' ovunque, però la motivazione prima per la quale è stato istituito il giorno della memoria in Italia e in altri vari paesi d'Europa è stata una decisione politica, in realtà, a livello europeo, all'interno di un'associazione che adesso si chiama AIRA, che è un'associazione intereuropea, diciamo, ma non solo, che si occupa di diffusione della conoscenza storica sulla Shoah, sulla Holocaust Studies in generale, ed è stata una decisione politica che ha portato alla identificazione di Auschwitz come di un luogo in cui nello stesso tempo si va per ragionare sulla memoria, ma in cui si realizzano anche altre cose. Auschwitz è diventato nel corso degli anni, magari non volendolo, però si è trasformata così, una sorta di ipotesi di altare, se pensiamo all'Europa come un'esperienza unitaria, ipotesi di altare della patria d'Europa, un luogo di pellegrinaggio dove si va per ricordare però una memoria che non è condivisa, perché naturalmente ad Auschwitz far trovare insieme dei ragazzi che arrivano dall'Italia e dalla Francia, piuttosto che dalla Lituania, dalla Romania o dall'Ungheria, capirete che le memorie sono molto conflittuali fra di loro, in quel luogo lì. Quindi una vera e propria sfida di un utilizzo della memoria come modo per ragionare sul proprio presente e in qualche modo costruire una religione civile per il nostro futuro. Quindi sicuramente non una memoria pacificata, ha ragione perfettamente, non è possibile raggiungere una memoria pacificata, però certamente anche la necessità di fare, di attivare ragionamenti in modo nuovo sulla memoria. E sono ragionamenti che, come dire, si costruiscono in qualche modo da soli. Voi sapete, aspetta, forse la sesta o la settima nazione più numerosa di visitatori ad Auschwitz qual è? I sudcoreani. Allora, diventa, anche lì cominciamo a ragionare, cerchiamo di capire perché quel luogo diventa così simbolico. Nel corso di questi decenni il nazismo è diventato e continua ad essere un luogo, un luogo della memoria in senso storico, con i suoi simboli. Ancora oggi si discute sulla distruzione o meno della casa natale di Hitler,
e ogni volta che si sviluppa un conflitto politico fioccano le accuse di nazista e di contronazista, per cui utilizzando e banalizzando il concetto di nazismo e quindi richiamando in noi la necessità di precisare, attenzione, guardate che il nazismo è stato questo, questo e quest'altro, e dobbiamo studiare e dobbiamo stare attenti alla filologia storica in qualche modo. E per cui è un processo molto molto complesso. Un'istituzione come la mia si trova, la mia, quella che rappresento, cesarismo, si trova di fronte a una sfida duplice. Da una parte una bella sfida, cioè confrontarsi a Milano, in una città in cui la società civile è matura, ha raggiunto un livello di elaborazione su questo tema a tal punto da interrogarsi su se ha senso continuare su questo tema o no, come ha voluto fare in maniera coraggiosa l'ANED oggi, ma altre realtà del territorio nazionale in cui per molti anni invece il giorno della memoria è stata una banalizzazione, una cerimonia civile imposta perché arrivava la circolare ministeriale per cui il comune si trovava a dover fare questa manifestazione. E io ho assistito a delle scene paradossali in cui si parlava in maniera molto retorica della Shoah, degli stermini e di quant'altro di fronte a una banda di bersaglieri che suonava la marcia del Piave, che con un conflitto e una confusione irragionevole di elementi. Però in realtà, devo dire la verità, dal termometro della mia istituzione, ripeto mia, dopo 16 anni di giornata della memoria, io vi devo dire che invece la nuova generazione, che è nata in qualche modo sentendo a scuola e ragionando a scuola di questi temi, sta chiedendoci un po' da tutta Italia di intervenire portando le mostre che abbiamo organizzato da tanti anni, portando le nostre testimonianze, sempre alla ricerca della testimonianza senza neanche rendersi conto che i testimoni non ci sono più, e alla richiesta, alla ricerca di strumenti, perché c'è fame nel territorio nazionale che ha maturato meno il ragionamento sulla memoria, di in qualche modo allinearsi, cioè non so neanche trovare il termine, di trovare un perché a questa riflessione sulla memoria. Io penso che a queste, che sono larghissime fasce della popolazione nazionale, a queste fasce va data una risposta, e per cui c'è bisogno che associazioni come l'ANE, fondazioni come il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, riescano a trovare, a identificare gli strumenti giusti per parlare e per aiutare queste aree inesplorate del nostro territorio nazionale a ragionare su questi temi. Mi pare che il tema che abbiamo posto all'inizio sia venuto arricchendosi anche qua, più di domande che di risposte, come è comprensibile in incontri come questi. Io ho visto il campo di Auschwitz il mese scorso, sono rimasto impressionato dalle folle che circolano quel luogo. Ricordo di averlo visitato per 3 giorni di fila una dozzina d'anni fa e di averlo visitato completamente da solo. C'è stata un'esplosione di presenze, di partecipazione, c'è un aspetto di moda che non può non colpirci. Tornano in mente
le parole di Teodosio, che era un superstite di Auschwitz, era il vicepresidente dell'ANE di Milano, e che quando noi ci arrabattavamo per portare i giovani a visitare i lager, diceva che stavamo sbagliando tutto, che lui non sarebbe mai tornato in un posto dove era stato così male, ma che più in generale, andando a visitare il lager, tu andavi a visitare il punto terminale di un lungo processo e lo prendevi dalla parte finale, e il rischio era quello che i ragazzi che partecipavano a questi viaggi cogliessero solo il dolore delle vittime, la tragedia individuale moltiplicata per centinaia di migliaia che là si erano compite, e che sarebbe sfuggito del tutto ai ragazzi il perché, come è stato possibile, come è avvenuto che nella parte più avanzata dell'Europa del Novecento, la Germania, si è trovato lo spazio, quell'ideologia di morte e di guerra. Questo è un problema. Io capisco che, vedo che per la nuova generazione di giovani ebrei la Shoah è parte integrante della propria identità. Tutti i giovani ebrei che io ho incontrato hanno questa sensibilità. Per i figli, i nipoti di un deportato politico a Mauthausen la cosa è diversa. Io sento quella storia come parte della mia identità nella misura in cui, come avremmo detto noi ai nostri tempi, aderisco ai valori che hanno portato mio padre e mia madre in quel campo. E se io non condivido quei valori, quelle motivazioni, quella loro storia è avulsa dalla mia vita. Non è la mia vita, non è la mia identità, è la loro. E siccome non c'è niente di più difficile di trasmettere alle nuove generazioni valori buoni 70 anni fa, questo è un problema. Questo è un problema. Come io riesco a trasmettere il senso di quella storia, le motivazioni che hanno mosso, io penso ai miei genitori che si sono conosciuti nel campo di Bolzano, venivano da storie che erano le storie del Novecento, mio padre era stato uno dei fondatori del Partito Comunista Italiano. Voglio spiegare a un ragazzo di oggi il comunismo italiano del 1921. È evidente che c'è un mondo che è passato nel frattempo. E mia mamma era rappresentante di un gruppo socialista legato a Livio Basso, che scriveva delle cose che poi dopo hanno scritto le Brigate Rosse e pochi altri, perché il socialismo rivoluzionario del Livio Basso era quella roba lì, era una cosa diversa. Quindi oggi riconoscersi in quella storia non è automatico, e però se per primi quelli che ce l'hanno in famiglia quella storia non la sostengono, non la riconoscono, non la tramandano, questo è un problema che si pone. Io credo che possiamo chiedere due brevi interventi di replica ai primi registratori, in modo che concludiamo questo sera. Dire una cosa poi? Sì. Volevo cogliere l'occasione, visto che era stata posta la domanda se l'Apsus fosse nata anche da questo, appunto della generazione allevata nei giorni della memoria, per usare questo termine, direi che io faccio, noi facciamo appieno
parte di questa, visto che 16 anni fa avevo 10 anni. In realtà lapsus, appunto, si dice per me, visto che ognuno poi le sue storie personali, è nato proprio dai silenzi che queste giornate della memoria lasciavano, ovvero il silenzio del 16 ottobre, il silenzio di San Vittore. Ho fatto un viaggio ad Auschwitz, ho visto la sinedoche Auschwitz, però non ho mai fatto, o meglio, ho fatto il passaggio a San Vittore, al binario 21, dopo, sull'iniziativa di singoli professori che erano più sensibili al tema, e quindi è proprio questo che intendevo quando parlavo di un lungo processo che anche invece a Venegoni un lungo processo di avvicinamento storico, proprio perché forse più che commemorare la fine, spesso per i ragazzi è più importante parlare dell'inizio, perché sono quelle piccole dinamiche di discriminatorie, ad esempio, dell'inizio, quella vicinanza che può dare passare tutti i giorni per un'italiana, magari andare al mercato, passare di fianco a San Vittore, vedere dalle feritoie aperte del binario 21 che ti sta prendendo il treno per andare a trovare un parente, quei treni che partono. E questo, secondo me, che è importante per un discorso didattico. E quindi, appunto, quando parlavo di riflettere sul lungo periodo, era proprio questo discorso di invertire la narrazione dalla fine all'inizio. È più difficile, è meno di impatto, è più lungo, spesso è anche più difficile farlo comprendere ai ragazzi, perché sono logiche in cui purtroppo ad oggi magari sono già inseriti. Volevo dire solo due o tre cose, partendo dai coreani. No, perché i coreani vanno ad Auschwitz perché i tour operator adesso hanno messo Auschwitz nei giri europei. Il problema non è che vanno ad Auschwitz, è quanto ci stanno, cioè 5 minuti, fotografia, via. Se tocca Firenze, poi a Venezia, poi a Roma, a Vienna, adesso esagerando, non dico tutti i coreani fanno così. Però c'è un problema appunto di eccesso e... Io prima dicevo sui giorni della memoria, non l'eccesso del giorno della memoria, anche se è vero, abbiamo fatto tutta esperienza di cose imbarazzanti, cioè, dato che tra l'altro chiunque di noi si occupa di queste cose comincia fra qualche tempo a cominciare a girare per 2 o 3 mesi, perché il giorno della memoria è diventato il mese, il trimestre della memoria, perché non ce la fai andare da tutte le parti, e chiunque di noi ha visto cose meravigliose fatte nelle scuole, cose imbarazzanti, dico scuole, comuni, perché bisogna appunto celebrarlo. Io sono di quelli che sostiene che non bisogna celebrarlo, cioè ha un senso se dietro appunto c'è un percorso, c'è un senso politico, un percorso didattico che accompagna a quella cosa lì. L'eccesso sta nei giorni della memoria di ricordare tante cose, che vuol dire che non si seleziona la memoria, che è una cosa diversa. Detto questo, appunto, il problema è il come. Lo esemplifico con una cosa che mi è venuta in mente mentre Gadi parlava, con due cose che mi riguardano, cioè riguardano la mia università, dato che prima si parlava di quello. Diversi mesi fa è arrivata una circolare del MIUR a tutte le università, 6-7 mesi fa, in cui si è chiesto, Giannini è andata ad Auschwitz, ha scoperto che c'è Auschwitz, ha detto ma che bello, cioè nel senso bisogna occuparsene. E allora hanno mandato a circolare a tutte le università dicendo bisogna fare il censimento di tutto quello che le università hanno fatto su questa cosa, sul genocidio. L'università non l'ha fatta circolare, il rettore se ne sono fregati ampiamente. Io l'ho saputo da un collega, tra l'altro di Catania, quindi come dire, di un posto dove... E ho detto, sono andato dal mio rettore, ho detto senti, questa cosa bisogna farla, mai andare a dire le cose, perché poi ovviamente lui ti diceva falla tu. Falla. Vabbè, e io ho detto vabbè, la faccio. E che cosa ho fatto? Ho scritto a tutti i direttori di dipartimento, a tutti i miei colleghi, ho imposto all'università che mandasse una mail a tutti, non ai direttori di dipartimento, se poi le robe non arrivano, a tutti singolarmente, dicendo tutto quello che sapete che è stato fatto, tutto quello che avete fatto, un libro, un seminario, comunicatelo a me. Faccio io da collettore e poi facciamo questo censimento. Ora io so che nel mio dipartimento ne sono state fatte, ma nessuno mi ha scritto, quasi nessuno. Cioè non c'è interesse verso questa cosa. D'altra parte, o comunque diventa un fatto secondo me abbastanza della ricerca privata anziché pubblica a quel punto. Ma detto questo, allora ho fatto un'altra cosa.
con un gruppo di studenti organizzati all'interno dell'università, abbiamo fatto una cosa che credo che so che è stata fatta solo in micro a Lecce, ma in Italia non è mai stata fatta, cioè quest'anno faremo il treno della memoria dell'Università di Torino. Cosa? Cioè il treno della memoria dell'Università di Torino, cioè entrando all'interno di viaggi a memoria già esistenti e mettendoci un pezzo di università. Ma come? Io faccio un seminario formativo che verrà accreditizzato agli studenti, quindi a quell'elemento che prima dicevi, cioè la formazione, la preparazione, per poi arrivare a un viaggio a cui possono invitati anche a 30 studenti, ve lo paga l'università. Cioè nel senso, abbiamo chiesto, se andate a chiedere i soldi, che l'università paghi a 30 studenti quel viaggio. Poi chi vuol venire viene pagando la quota intera, ma insomma, iniziandoci a ragionare esattamente su quei viaggi, su quei treni, adesso come si fa, questo è tutto un altro dibattito, pensiamo sui viaggi a memoria, come uno dei luoghi in cui riflettere e costruire laboratori. Cioè costruire laboratori prima, costruire laboratori durante e poi costruire laboratori dopo. Perché, per quanto possa sembrare strano, gli storici si occupano del presente. Il passato è uno strumento per occuparsi del presente. A me viene sempre in mente quella roba leopardiana nello Zibaldone, quando Leopardi andò a Roma dopo essere riuscito finalmente a scappare perché lui cercava di cose nuove e così via, poi torna deluso e dice che Roma era una città di archeologi, senza averci con gli archeologi lui era di una città dove non c'è storia, dove la storia è morta, cioè dove non c'è presente, dove non c'è presente. Ecco, l'idea secondo me è esattamente quella, cioè per parlare di quel passato bisogna parlare del presente, perché non soltanto credo i ragazzi, chiunque si occupa della storia perché vuole parlare al proprio presente, capire qualcosa del proprio presente, se no sostanzialmente è utile da un punto di vista di conoscitivo, ma non utile dal punto di vista politico, dal punto di vista etico. Allora però noi dobbiamo fare i conti con quella cosa lì, cioè io dico la mia università perché tra l'altro l'università che appunto ha una storia da questo punto di vista, che pure bisogna come dire, stimolarla, e quando la stimoli non risponde, allora devi inventarti delle cose al suo interno per rendere vive queste cose. Ultima cosa, poi la smetto, perché viene fuori dal discorso che facevo, è vero, Auschwitz ha questo valore, ma ce l'ha, cioè quel valore l'ha acquisito, è giusto, non si vedo che... ce l'ha, diamo per acquisito. Dopodiché io continuo a discutere con i ragazzi che organizzano i viaggi a memoria dicendo che bisogna andare a Treblinka, che bisogna andare a Mauthausen, che bisogna cioè costruire una consapevolezza storica di quel processo in cui, lo dico male, ma ridurlo ad Auschwitz è un problema storico. Cioè Auschwitz ci aiuta a capire, Auschwitz è un luogo dove noi dobbiamo andare perché come dicevi tu c'è un luogo europeo, non è più un luogo semplice, ma nello stesso tempo dobbiamo, se vogliamo viaggiare, dobbiamo farne parecchi di questi viaggi. Andare a Treblinka, a Bezhek, a Sobibor, vuol dire andare lì dove lo sterminio ha avuto il cuore più malato, più terribile, posto che si possa fare una graduatoria, una gerarchia di queste cose. Allora c'è un'Europa anche in questa geografia, e questa Europa, questa geografia dello sterminio, della deportazione, è quella che poi ci restituisce un'immagine di Europa con la quale noi dobbiamo fare i conti. Cioè, in fondo, nelle contraddizioni, nelle follie, Hitler voleva un'Europa unita. La voleva in un determinato modo, ma il nuovo ordine europeo partiva dall'idea di Europa. Ecco, noi abbiamo un'altra Europa, credo che anche su quello siamo sufficientemente fallimentari, e quindi su quello, secondo me, bisogna ragionare. Io vorrei ringraziare quelli che sono intervenuti qua oggi. Credo che abbiate compreso, diciamo, il punto, insomma, il modo in cui affronteremo di qua a un mese, come stiamo già affrontando nelle assemblee dei congressi delle nostre sezioni, questo appuntamento congressuale nazionale che terremo significativamente a Bolzano, anche se noi chiedessimo in qualunque scuola italiana se voi sapete che a Bolzano c'è stato un campo dell'SS, perché nessuno alzerebbe la mano,
noi andiamo là a fare il congresso nazionale dopo che abbiamo tenuto i precedenti a Mauthausen, dentro il campo, dentro la risiera, a Marzabotto nel 2008. Andiamo a Bolzano e discuteremo di questo ed altro, ovviamente. Intanto vorrei ringraziare gli intervenuti, tutti gli intervenuti, per gli spunti che ci hanno dato e per le idee che ci hanno fornito in preparazione che noi useremo nel nostro prossimo congresso. Ringrazio tutti voi che siete intervenuti e vi saluto. Grazie.